la webcam per la demanio relativamente alle smesse, sia per le certificate che quelle libere, perché con questo non parlare. Riprendiamo il documento che abbiamo iniziato a discutere un paio di mesi fa, forse tre. No, che non sono proprio preso. Speriamo di riuscire ad arrivare a una soluzione. Elenco completo ma significativo in modo che possiamo poi approvare in consiglio. Poi il comunico di ieri c'è stata l'assemblea pubblica all'isola presso Aldostecca 2.0, la partecipazione è stata abbastanza consistente, una trentina di persone, tra cui coloro che hanno seguito la parte relativa alla cabina di regia e al tavolo partecipativo, relativamente al centro civico e al cavalcante russa. In particolare ieri sera si è trattato esclusivamente del centro civico, ma sono state sintetizzate attraverso il percorso partecipativo le soluzioni che sono state esaminate. Fondamentalmente alla fine si è arrivati ad una soluzione finale, in quanto la seconda soluzione, che era quella di utilizzare parte delle aree dove adesso è stato assegnato, che sono assegnate all'isola Pepeverde, non è idonea alla realizzazione del centro civico per diversi motivi, tra cui anche il fatto che l'isola Pepeverde non è, diciamo così, particolarmente interessata a condividere l'area con un'iniziativa pubblica, in quanto è stata già assegnata all'associazione e ha già dei progetti in corso. L'area che è, diciamo così, stata esaminata positivamente ed è rimasta sul tavolo è un'area in vicolo di Castiglia, dalla parte opposta a quella inizialmente individuata, cioè di fronte all'ex ciclofficina. È un'area che fa parte del perimetro delle aree da bonificare all'interno del parco, che è in corso di bonifica, e quindi non c'è necessità di fare ulteriori ampliamenti nelle aree di bonifica. Quindi i costi rimangono quelli contenuti all'interno del progetto iniziale del parco. L'area è di circa 750 metri quadri circa, l'area familiare, e l'edificio verrebbe in dimensione alta, diciamo, circa 700.000 metri quadri, però non chiaramente occupando tutta l'area, ma su due piani, piano terra e piano terra. Evidentemente questi risultati, insieme alle verifiche degli uffici del comune, che hanno illustrato anche qui le potenzialità dell'area e la fattibilità tecnica, questo punto di arrivo, in qualche modo, non è ancora un punto di arrivo, nel senso che è opportuno ed è necessario che anche il Consiglio di zona riprenda la discussione che era iniziata un anno fa circa in questa sede, che poi aveva portato al di fuori attraverso una serie di assemblee pubbliche all'isola, ma anche qua in questa sede, allargando, diciamo così, la platea dei partecipanti ai cittadini in prima persona e anche i consiglieri, in realtà, perché in molte di queste riunioni erano presenti evidentemente molti consiglieri di zona. In questo modo noi faremo un passaggio in consiglio di zona, prima in commissione poi in aula, per valutare definitivamente questo tipo di soluzione e deliberare, perché non poi agli uffici del comune, la posizione che è stata in qualche modo decisa. Quindi non abbiamo ancora fatto la scaletta ma ritengo che nei prossimi 15 giorni faremo una commissione congiunta con la cultura e il decentramento ad hoc su questo tema e successivamente passeremo al consiglio. Quindi questo è quanto è avvenuto ieri sera, come corollario, come termine di un percorso partecipativo dei cittadini che li ha visti in prima persona attivi su questa questione. Direi che vi ho detto tutto e evidentemente ribadisco quanto vi ho già comunicato le altre volte circa le problematiche relative alla N5, quindi problematiche relative allo spostamento dei mezzi di superficie, eccetera.
continuiamo a monitorare il territorio, fateci le vostre segnalazioni e noi le procederemo a tutto bene. Grazie. 11. Domani. Grazie Presidente Simi, vorrei dare la parola al capogruppo Abbiati, due comunicazioni. La prima relativa al bilancio, la seconda relativa a un fatto increscioso avvenuto nella nostra zona. Per quanto riguarda il bilancio, come sapete, a far tempo dal 1° di gennaio, ai sensi dell'articolo 163 del decreto legislativo 267 del 2000, il Comune di Milano è in esercizio provvisorio di bilancio. E come sapete la legge di stabilità permette di posticipare anche l'approvazione, la deliberazione del bilancio di previsione annuale di triennale 2013-2015 al 30 di giugno. Questo cosa comporta? Comporta una serie di questioni che peraltro immagino abbiate anche letto su tutti i quotidiani. Il Comune di Milano, come sapete, quindi sta limitando le proprie spese a quelle che vengono tecnicamente definite indispensabili e obbligatorie, per legge o per contratto, fatte salve quelle ritenute di particolare rilevanza che dovranno essere fatte oggetto di apposita deliberazione della Giunta Comunale. In attesa quindi dell'approvazione del bilancio, al momento, cioè ad oggi, quindi a stasera, non è certa l'erogazione di nuovi fondi per i consigli di zona. Per questo motivo il Consiglio di zona, non solo il Consiglio di zona 9 ovviamente, non è in grado, non sarà in grado di garantire il finanziamento di nuove iniziative. Sarà invece possibile ovviamente autorizzare tutte le attività che non comportano spesa, quindi tutti i patrocini gratuiti, continuare a collaborare con le varie realtà che operano sul territorio, però in modo diversificato. Questo ad oggi. Ovviamente mi sono premurata di chiedere delucidazioni e di avere informazioni ufficiali e formali da parte del sindaco e dell'assessore al bilancio, nonché di tutti i settori competenti in materia, e appena avrò aggiornamenti sarà mia premura informarvi. Per quanto riguarda invece l'episodio accaduto, volevo comunicarvi che il 2 di aprile, quindi inizio settimana, ho segnalato e ho ribadito la segnalazione oggi all'assessore Ganelli, ho segnalato al commissariato di polizia competente per territorio, alla polizia locale, al comando centrale e al comando di zona, le problematiche che direi ormai sistematicamente gravitano attorno al locale Giaco di via Iaco, di via Don Minzoni, che presumo voi tutti conoscete, all'esterno del quale troppo spesso avvengono ci sono accadimenti che creano problemi, sono risse tra gli avventori. Quindi è stata segnalata e anche di questo poi si aggiornerà. Capogruppo Abbiati. Via Don Minzoni, Bovisi. Via Candiani. Rialzarsi. Schiscia.
Grazie Presidente. Cari colleghi, sono ormai due anni che siedo in quest'Aula. Sin dal primo giorno ho cercato di essere un oppositore duro, fermo e determinato, ma anche costruttivo, soprattutto nel mio ruolo di capogruppo. Non ho mai, in accordo con il mio gruppo, fatto sconti sulle materie per le quali siamo stati eletti, per citarne alcuni: la sicurezza, la legalità, le moschee o i contributi erogati a pioggia. Ho però sempre cercato il confronto con tutti, soprattutto per il bene dei cittadini che ci segnalano e richiedono giornalmente interventi nella nostra zona. Dico tutto questo perché oggi è arrivato il momento, causa nuovi ed inderogabili impegni lavorativi, di lasciare con immenso rammarico il mio ruolo di capogruppo della Lega Nord. Questo non vuol dire che abbandonerò quest'Aula, non vuol dire che mi allontanerò dalle battaglie che i miei colleghi in questi due anni abbiamo fatto, non vuol dire che abbandonerò la Lega Nord, ma soprattutto non vuol dire che lascerò solo i cittadini che mi hanno scelto per rappresentare, e nemmeno quelli che ho un contratto già da eletto e che mi permettono di essere la loro voce presso questa amministrazione con le loro segnalazioni. Per concludere, in qualità ora di consigliere anziano del gruppo della Lega Nord, comunico che il nuovo capogruppo è Luca Edoardo Terego, al quale faccio un sincero augurio di buon lavoro. Grazie. Grazie. Consigliere Appianti, e auguro buon lavoro nella nuova veste al capogruppo Perico. Consigliere Agnusdei. Luca. Grazie Presidente. Io ho una mozione a proposito di qualità della vita. Nei nostri quartieri a cui accennava l'assessore Granelli. Io ho una mozione relativa all'aumento delle discariche aperte, a cielo aperto, dell'abbandono di sacchetti di immondizia domestica nei cestini di Lanza sui marciapiedi. Ho fatto una documentazione fotografica di un mese e mezzo di tempo, che realizzerò prima della discussione della mozione. Non avevo qui la presente con la documentazione. Poi volevo comunicare che in Via Vincenzo da Seregno è da tempo che segnaliamo gli allagamenti di Via Vincenzo da Seregno e di Via Novaro. Nessuno interviene, proprio come se una cosa non si dicessimo assolutamente niente. Quindi, siccome abbiamo avuto già altri cittadini che si sono lamentati dello stesso problema in altre vie e hanno i contatti, perché manca anche la collaborazione con gli uffici tecnici, chiederemo ai cittadini quali sono i contatti che hanno loro e contatteremo direttamente gli uffici tecnici per far intervenire almeno a ripulire quello che è un problema soltanto di scarico del continuo, almeno su quello. Almeno sulla via del centro da Seregno, in prossimità della banca. Volevo ricordare che il Comitato della Goccia ha organizzato per domani un'assemblea pubblica alle 20:30 nella biblioteca di Valdinucci, e infine per il piacere del consigliere Ferrando, dopo un anno e mezzo abbiamo qualche informazione relativa al teatro di Via Bovio, teatro che sembrava che il nuovo assessore avrebbe dovuto spingere per modificare il cronoprogramma sulla la consegna di questo teatro, che è dovuto per oneri di urbanizzazione. In realtà quello che è successo è che è stato dovuto assoggettare il progetto a una normativa antisismica, quindi per questo motivo si è dilatato nel tempo. Inoltre c'è una bonifica da fare, quindi ancora oggi la prima nostra richiesta, l'informazione che risale a luglio 2012, i lavori non sono ancora iniziati,
e per il fatto che c'è una modifica da fare si parla di 12-18 mesi, quindi vediamo se per l'Expo avremo il teatro di Devolio di... Grazie. Consigliere Pellegrini. Grazie Presidente. Io colgo l'occasione per ringraziare il nostro gruppo Gabriele, che gli facciamo tanti auguri per questi impegni di lavoro che sono subentrati. E comunque voglio anche fare gli auguri al collega Luca, che guiderà questo gruppo da questa sera in avanti. E niente, cioè questa sera dal prossimo consiglio, e io voglio portare alcune osservazioni che in questi giorni ho potuto constatare. Allora, intanto innanzitutto parto con una notizia che non riguarda proprio Milano, ma deve un po' farci pensare sul problema della sanità nelle scuole, soprattutto quanto riguarda la TDC, quelle nuove malattie che sono ritornate con prepotenza a colpire, ahimè, i bambini. Proprio di stamattina la notizia che riguarda una scuola in provincia di Genova dove sono stati fatti degli esami, sono stati trovati positivi al TDC 18 bambini su 50, questa è una scuola primaria, più la maestra. Allora, purtroppo negli ultimi anni queste malattie alcune malattie quasi erano mai determinate da decenni sono ritornate prepotentemente alla scuola. Questo non lo dico perché sono cambiati i cittadini, sono cambiati, sì, ma fate parlare, però, un po' di rispetto, consigliere, poi dopo si lamenta, per piacere, un po' di rispetto. Allora, sto facendo delle osservazioni su importanti temi. Scusate, ti fermi un attimo, cioè non è possibile parlare di io sto riportando un'informazione che ho colto stamattina in televisione, dalla TG, dalla RAI, e quindi porto alla conoscenza anche i consiglieri e chiedo di sensibilizzare come consiglio di zona quegli enti come l'ASL che a mio parere debbano intervenire comunque a scopo preventivo, soprattutto nelle scuole di infanzia, le materne e le primarie. E probabilmente bisognerà comunque tener conto che certe malattie ci sono e i nostri figli non vengono più, vaccinati per certe malattie. Quindi io porto solo questa mia informazione e chiedo a tutti di ripensare a un problema che è di tutti i bambini, ma non solo i bambini che magari la portano, ma di tutti i bambini, neri, bianchi, rossi, gialli. Quindi non sto parlando dei bambini di zona 9, ma di tutti i bambini, della salute dei bambini. Dico qualcosa di male, consigliere? Non credo. Comunque passo oltre. Comunque nel tempo cercheremo di dibattere seriamente su questo tema, che è un tema nazionale, che io volevo portare qua perché davanti a tante cose anche la salute dei bambini ha un peso, e soprattutto per i bambini che sono gli esseri più indifesi, che si possa tener conto di preservare la salute già da piccoli. Un'altra cosa, parlando di salute, di alimentare, di nutrizione, parliamo del problema mensa scolastica, in questo caso la ristorazione, andiamo, finiamo la ristorazione. Leggo stamattina che Conacons ha avviato, mi pare, ha portato avanti una protesta dei genitori perché una maestra era stufa di avere dei piatti delle azioni scarse. Quindi Conacons ha riportato questa protesta e l'ha inviata alla Milano Ristorazione. Anche questo è un problema da risolvere, perché non è da oggi che Milano Ristorazione stia facendo un po' di spendere più
spendere più sui piatti dei bambini e sulla qualità del cibo. Noi non ci stiamo, spendere più si fa magari nei piatti degli adulti o magari la butto lì, che c'è tutto di presenza di consigli comunali, consigli zonali, ma non sul piatto dei bambini nelle mense. Quindi chiedo al consiglio zona di farsi carico, per quante competenze ha, di farci sentire la ristorazione, la ristorazione di dovere comunque portare un attimo di disciplina e di insomma, più serietà e più azioni per i bambini che sono a scuola. L'ultima cosa che voglio dire, e chiudo, è il problema della viabilità, se non delle strisce blu, che nell'ambito 43 hanno portato un po' di confusione. Io dicevo giornalmente poche, 12 o 13 mila cittadini, che mi segnalano ogni giorno degli angoli nuovi. Faccio un esempio, la rotonda di Maiorana, Viale Suzzani, Fulvio Testi, Santa Monica, dove sono state tracciate le linee blu in posizioni veramente pericolose. E io ho più volte chiesto e inviato segnalazioni al settore della polizia traffico di abilità. Alcune volte mi è stato risposto che la responsabilità è di attribuire ad ATM, ma in realtà ATM è il mandante delle strisce, delle tracciature, perché è l'esecutore. Ma in realtà c'è un piano, c'è un progetto di viabilità che è progettato e realizzato dal settore di abilità e servizio traffico. Quindi io chiedo a questo Consiglio del Presidente di farsi carico anche di verificare, o comunque di chiedere una verifica a questi siti dove il settore possa giudicare in qualche maniera, magari rimodificare le nuove soste, magari eliminarle da quei tratti che sono molto pericolosi. Grazie. Do la parola al consigliere Belli. Grazie Presidente. Vabbè, colgo l'occasione per ringraziare il consigliere Piatti per la sua fino adesso e naturalmente faccio gli auguri al nuovo capogruppo. Che tanto mi consiglia. Presento una richiesta e una segnalazione. La richiesta è una richiesta di una commissione a riguardo dei posti menzionati di Porta Nuova e Isole Castiglia che verranno messi a bando breve. Considerata la conclusione dell'intervento indicatorio di quell'oggetto, la notata prossima emanazione di bando per sanzione dei posti in convenzione, si chiede di convocare una commissione per la valutazione della convenzione stipulata, quella vecchia, e il controllo del bando che si andrà a pubblicare. Rimane attesa la commissione del territorio di una risposta scritta presentata dal gruppo Lega e PDL. L'altra segnalazione riguarda la situazione di disagio riscontrata in piazza Marcello, lato 5 della metropolitana. Su richiesta dei negozianti di piazza Marcello lamentano lo sanzionamento continuo dei cittadini del mondo a ridosso degli esercizi commerciali, vetrine e negozi, provveduto ad effettuare dei controlli durante le ore diurne, constatando un effettivo disagio provocato dal sanzionamento continuo di esistenti di persone sul marciapiede. Una delle cause è la presenza di un'attività di distribuzione alimentare liquide, tra l'altro anche alcolici, H24 con macchine automatiche. È una situazione che conosciamo bene, per cui a mio avviso la distribuzione di alcolici a minori è libera, non è senza controllo, per cui di notte oltretutto con l'assenso a prendere. Si chiede di sollecitare la polizia municipale ad effettuare controlli ripetuti durante la giornata per la risoluzione del problema. Si chiede una risposta in relazione scritta degli interventi. Grazie. Grazie. Consigliere Ferrario. Ho un collega che ha qualche burlone. Non è che anche te ti associ a fare gli auguri?
Dunque, allora velocemente passare alla nomina dei scrutatori vi relaziono per quanto riguarda dalla parola al capogruppo Mina. No, non mi ero prenotato perché pensavo che dovesse fare lei l'intervento e quindi non aspettavo. Intervengo come ho fatto la settimana scorsa sulla questione delle strisce blu dell'ambito 43, non per criticare la scelta di attivare anche su questa porzione del territorio le strisce blu conseguenza dell'apertura della metropolitana 5, ma per segnalare che passata la fase iniziale di rodaggio è opportuno che questo consiglio di zona, quindi la commissione competente della commissione territorio, esamini tutte quelle situazioni critiche che vengono segnalate dai cittadini e che vengono anche riscontrate dai consiglieri di zona per poi fare una delibera totale, nel senso unica, all'attenzione dell'amministrazione centrale, nella quale vengono segnalate tutte queste anomalie, queste incongruenze, questi suggerimenti, e il territorio porta a noi consigliere, a noi istituzione, per chiedere alla giustizia comunale di valutare se rendere operativo o no. La settimana scorsa avevo segnalato il problema di alcuni parcheggi tracciati in posizioni non ottimali in Viale Suzzani, angolo via Santa Monica. Questa sera segnalo che dei cittadini che abitano in Viale Franco della Tira 5 fanno presente che loro non hanno ricevuto spazio, non hanno il passo per parcheggiare sul codice blu dell'ambito 43, perché il loro ingresso al 5-5, essendo all'interno, quindi non è sulla Piazza Franco della Pia, ma all'interno del Cinci, non rientra nell'ambito 43. E quindi pur il caseggiato, essendo trovandosi sulla Piazza Franco della Pia, in realtà non rientra in questo ambito, cosa che invece il Cinci a fianco, che ha l'ingresso su via La Franco della Pila, è dotato di pass perché rientra nell'ambito 43. Questo fa sì che i residenti di quel civico non sanno dove parcheggiare, o se quando diverrà operativo il pagamento del costo del parcheggio, dovranno pagare come fossero dei cittadini non residenti nei nostri quartieri. Queste anomalie devono essere a mio avviso sanate, perché potrebbe essere vero che la via di accesso al civico 5 non permette la tracciatura delle strisce blu, quindi non si possono mettere le strisce blu davanti a casa, però a 50 metri io che abito nella via 5 devo poter parcheggiare come un qualsiasi altro cittadino di quei caseggianti. Quindi sollecito il presidente Simi, come ho già avuto modo di dire personalmente, passata questa fase di rodaggio, di iniziare a fare una raccolta di queste situazioni anomale per poi andare a produrre una delibera da subito, a segnalare, da sottoporre all'amministrazione comunale. Grazie. Dunque, brevemente mi relaziono riguardo a quello che è accaduto ieri in commissione educazione. Abbiamo incontrato il presidente della casa di redenzione sociale Onlus di via Terrugia Niguarda,
il quale ha dichiarato senza grandi margini di manovra che tutti i servizi della Casa di Redenzione Sociale cessano la loro attività a far data dal 31 luglio di quest'anno, che questo impedirà, è stato evidenziato tra i vari problemi che essendo ormai chiuse le iscrizioni ai nidi ed asili pubblici ci saranno 50 bambini che non avranno posto nido o posto scuola dell'infanzia e che ben difficilmente potranno essere inseriti in quanto il sistema delle iscrizioni non sopporterebbe 50 iscrizioni fuori termine, che quindi proseguiremo la nostra opera molto limitata, ma secondo me dovuta di tentativo di mediazione, e che cercherò di portare in commissione la prossima volta il presidente, il dottor Sergio, presidente dell'Immobiliare 2 febbraio, che detiene la proprietà degli edifici nei quali la Casa di Redenzione Sociale Omnibus opera e che è la società direttamente interessata a questo passaggio di proprietà, che sostanzialmente sarebbe un passaggio di consegna che farebbe sì che tutta la proprietà passasse nelle mani di una società che dovrebbe gestire la trasformazione in housing sociale dell'intera struttura, fatto salvo per la villa Clerici che è vincolata alle belle arti. Nella stessa commissione si è discusso il tema scottante dell'effetto del dimensionamento scolastico sulle due scuole medie più vicine, che sono la scuola media di via Maffucci e la scuola media di via Pavoni. Nella divisione in due diversi istituti comprensivi delle due scuole si è creata una forte disparità tra il numero di iscrizioni alla Maffucci e il numero di iscrizioni alla Pavoni, tale che attualmente c'è il problema di non sapere come inserire tutti gli studenti sulla Maffucci e invece un problema di contrazione del numero delle classi sulla Pavoni. Continueremo a occuparcene anche presumibilmente il prossimo mercoledì, sperando che a questo punto accetti un confronto anche un rappresentante del provveditorato per capire che dei servizi educativi del Comune di Milano, per capire se si può agire anche sul discorso della conformazione del bacino d'utenza, creando allargando il bacino d'utenza della Pavoni e restringendo quello della Maffucci, che già ha il problema di dover ospitare i bambini che passano il test per la classe musicale, che non necessariamente per legge devono far parte del bacino d'utenza, perché il bacino d'utenza della classe musicale è più ampio rispetto a quello regolare. Grazie. Grazie Presidente, volevo semplicemente ribadire l'invito che avevo già fatto alle presidenti delle commissioni Educazione e Casa Popolare De Magno. In pratica, come rappresentante del Consiglio di Zona 9, ho partecipato al Consiglio di Unità Educativa 75. E sono mai essere problematiche e sinceramente mi trovo anche un po' in imbarazzo a dare delle risposte, perché appunto, nel senso, come rappresentante del Consiglio di Zona, non delle richieste. Io le segnalo qui al Consiglio. Uno riguarda la materna di Montelecondo, che si trova in un condominio misto Aller, e sembra che praticamente nella tettoia di accesso ci siano dei lavori, quindi è recintata. Quindi in pratica i genitori che portano i bambini alla materna devono scavalcare una aiuola, andare quindi nel fango quando piove o nella terra asciutta quando appunto non ha ancora piovuto, e lì crea sicuramente disagio.
sempre nella sede di Monte Rotondo c'è un problema, quindi magari per la viabilità forse il presidente Simile non ha avvisato, sembra che le strisce pedonali in curva siano pericolose, non so, quindi cioè, a me come, diciamo, come rappresentante del consiglio di zona 9 nell'unità educativa mi sembrerebbe fuori luogo portare qui una mozione che chiede queste cose, per cui chiedo ai presidenti, non so, a cui compete, di prendersene carico. Quindi chiedo scusa soltanto al presidente Sini, che vabbè, cioè, comunque magari quello lo riferiamo, e magari la questione delle strisce regionali può essere di interesse della commissione del territorio. E queste erano le due cose principali. Poi appunto aspetto che vengano trattati temi nelle commissioni, di sentire anche gli altri rappresentanti dei consigli, del consiglio di zona, le altre comunità educative. Grazie. Grazie capogruppo, la terza. Non ci sono più interventi, passiamo agli ascoltatori. Consigliere Illuzzi, consigliere De Lorenzo, consigliere Todaro, allora, consigliere Todaro, consigliere Gesmundo e consigliere capogruppo Viganò. Passiamo alla ratifica dei verbali, sono da ratificare il verbale 75 e 76. Consigliera Bianco. Consigliera Bianco. Chiedo la votazione elettronica dei verbali. Mettiamo in votazione il verbale 75. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 22, contrari 0, astenuti 1, approvato. Mettiamo in votazione il verbale 76. Grazie, ma molto semplicemente noi con questa manifestazione, con la quale è approvata questa delibera, è quarto anno che sosteniamo l'associazione genitori della scuola Birelli nella sua, per organizzare un evento verso il fine anno scolastico che sono appunto delle mini olimpiadi dove i ragazzi della scuola, non solo da Thomas Mann, si trovano e passano parecchie ore nel divertimento, nello sport, facendo addirittura più discipline sportive. Ed è una manifestazione molto partecipata, non solo perché i ragazzi si trovano in una mattinata di festa, ma anche partecipata dai genitori, ma anche persone che passando di là poi entrano almeno al centro sportivo Pro Patria a vedere questo evento, quindi sta crescendo anche nella partecipazione del territorio. La Commissione Sport e Tempo Libero, riunitasi il giorno 22/3/2013, ha esaminato una proposta pervenuta dall'Associazione Amici della Scuola della Borsa Pirelli, che intende organizzare una manifestazione sportiva denominata quarta edizione delle mini olimpiadi della scuola Pirelli, prevista per il giorno 13 aprile presso il centro sportivo Pro Patria. L'evento, per cui non è prevista nessuna quota di iscrizione, sarà aperto a tutti gli alunni dell'istituto comprensivo Thomas Mann
di cui fa parte la scuola primaria Pirelli e da tutta la cittadinanza, quindi i cittadini, i bambini che vorranno, ragazzi che vorranno partecipare, potranno andare al centro sportivo Pro Patria il sabato 13 la mattina e si iscrivono e quindi parteciperanno a questa manifestazione. La commissione a maggioranza ha approvato un finanziamento MAP di €900. Poi pertanto potresti onorare del Consiglio per trovare l'iniziativa sopra descritta. Grazie. Grazie Presidente Tucci, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione del punto numero 1. Vediamo la posizione. Presenti 34, favorevoli 34, favorevoli 0, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Chiudiamo la votazione. Presenti 23, favorevoli 23, contrari 0, assenti 0, approvato. Dunque, questa è l'iniziativa che parallela sostanzialmente, insieme a Parco Lampia, alla festa di via di quartiere che si tiene il 5 maggio ad Afori. Un'iniziativa come è stata descritta, con che si sono già detto, a parte di via Litta, con tantissimi giocabili, un'iniziativa molto interessante, diversa, e che noi ovviamente possiamo sostenere solamente con lo straccio della cosa e eventualmente poi il sottoscritto per quanto riguarda la stampa. Insieme c'è il patrocinio gratuito per quanto riguarda l'iniziativa il sabato sera che si svolgerà a Piazza della Giustina, che è un tributo a Celentano, e lì c'è un patrocinio totalmente gratuito che sosteniamo. Grazie, chiudiamo la votazione. Presenti 33, favorevoli 31, contrari 0, assenti 2, approvato. Mettiamo in votazione l'immediata esecutività. Consigliere Belli, votato favorevole, non è che ho arrivato il tempo. E gli scrutatori cosa dicono? Consigliere Gormino, in effetti c'è stato un blocco. Non ha pigiato siamo in fase di votazione per l'immediata esecutività. Mario vota. Mario, siamo in fase di votazione per l'immediata esecutività. Quella la sta per fare, prima l'ha fatto durare 2 secondi, adesso non è 3 ore. Mettiamo attenzione a tratti. Siamo adesso aperta. Non dice niente il regolamento sulla durata. No, non dice due. Mozione inerente alla richiesta di modifica realistica. Vorrei rivedere la registrazione, il tempo è controllante, la parola del consigliere Avviati. Tutti consiglieri, cittadini,
cancellare. Penso che abbia dato uno sguardo a tutti, chi è della zona, che conosce la situazione. Ci sono le foto allegate, anche se non si vedono benissimo, però è evidente l'attraversamento non corretto della rotonda. Parlando un po' con i residenti della zona, abbiamo valutato le proposte che poi sono nel dispositivo, quindi la doppia verde così come. Grazie. Se non ci sono interventi, mettiamo in votazione. Siamo in fase di votazione. Chiudiamo la votazione. Presenti 31, favorevoli 32, contrario 0, 0 approvato. Passiamo al successivo, mozione. Mozione di evento di questione della spazzatura in via del 15 17, consigliere Appiati. Grazie Presidente, è dato per letto. Andiamo in votazione. Si mettere verde, cioè la mozione. Ho fatto votazione? Ho sbagliato. Guarda. Chiudiamo la votazione. Presenti 30, favorevoli 30, contrari 0, 7 0, approvato. Passiamo al punto numero 6, consegnare la proposta di modifica della verticale di incrocio di viale Computesi con aree chiese. La parola al primo segretario, consigliere Pellegrini. Seguo il collega, però voglio solo permettere che ormai Cosena è conosciuto. Questa mozione è una mozione che in realtà si ripete su una delibera approvata da questo consiglio, in qualche maniera vuole sviscerare, vuole risolvere, vuole portare alla soluzione questo problema viabilistico che è impregnato di strada, ha creato parecchi disagi ai cittadini. Chiedo ai maggioranza e ai colleghi di condividere la mozione e se nel caso provare a migliorarla per renderla effettivamente molto più valida e quindi un po' più determinata, portare a casa il risultato per tutti i cittadini. Grazie. Grazie consigliere Tagliabue. Sì, volevo chiedere se era possibile illustrare un attimino, perché non me la ricordo. Magari non c'è. Grazie. Gruppo Mina. Sì, grazie. Su questa questione qua stiamo dibattendo da tempo, sia quando c'erano i cantieri aperti, quindi nel precedente mandato, quando il consigliere Pellegrini non era presente in aula, eletto, sia in questo mandato quando i lavori andavano avanti e adesso che sono terminati. Ricorso a problemi fuori discussione. È evidente che adesso che la fermata è stata posizionata nella sua collocazione definitiva, come cazzo si la vecchia struttura in cemento provvisorio che era stata costruita non ha più senso di esistere. Peraltro un paio di settimane fa questo consiglio di zona ha approvato una delibera riguardante la zona di Piazzale Istria, nella quale abbiamo segnalato che ci sono delle altre fermate provvisorie che andrebbero rimosse perché creano tappo alla viabilità e sono oggettivamente inutili. Su questo incrocio di fronte c'è anche l'altra fermata in uscita da Milano che
oramai è inutile, però ritengo che, come peraltro ho anche chiesto diverse volte, che oltre a rimuovere questa struttura ormai inutile, oltre a verificare la temporizzazione del semaforo e anche per passi successivi, quindi si inizia a fare un certo lavoro di rimodulazione delle temporizzazioni del semaforo, poi bisogna anche andare a vedere se vanno bene o sono necessari ulteriori assestamenti, quindi è un lavoro che non termina con un primo passaggio, ma che ce ne vogliono almeno altri, penso, sia opportuno anche verificare di modificare un po' lo stesso incrocio. E mi spiego. Sono state create delle isole, quindi elementi geometrici, alcune delle quali ospitano le componenti dell'impianto semaforico, quindi i pali, che rendono difficoltosa la svolta dei mezzi, perché sono di fatto in mezzo alla carreta, alla strada. Allora io chiedo di al proponente se si può aggiungere anche questo ulteriore punto, cioè l'opportunità di apportare modifiche non necessariamente di grande entità, cioè se noi andiamo a chiedere di sfasciare tutto l'incrocio appena rifatto, l'amministrazione comunale dice primo non ci sono soldi, secondo dice li ho appena fatti, se no dopo interviene a corte dei conti mi dice due. Quindi l'opportunità di apportare modifiche non necessariamente di grande entità ai marciapiedi e alle isole, cioè gli elementi geometrici, alcune delle quali ospitano componenti dell'impianto semaforico. Quindi rivedere anche senza stravolgere la struttura dell'incrocio se si può fare delle modifiche di non grande entità per favorire ulteriormente la svolta e quindi dare una maggiore fluidità al traffico. Questo è quello che chiedo. Grazie. Grazie. Sono altri interventi, consigliere Pellegrini. Sì, volevo spiegare, se riesco, chiaramente nei miei modi, il problema così, ho chiesto un chiarimento a proposito. Certo. Il problema è qua, si trovano nei controviali, non so se ha presente, il controviale che porta da Cinisello al centro, sulla destra, tenendo sulla destra la Pelloni, non so se sa che amica pure del voi. Sì. No, Italia 2, senti. Architetto. Il problema è, in poche parole, che c'è un intralcio dovuto a una rientranza, a una sporgenza della banchina del 31, che ostruisce il buon flusso dello scorrimento del traffico delle auto. Tra quella zona passa anche la 51 e ogni mattina dall'uscita da quel controviale fuoriesce da quartiere una quantità abbastanza numerosa di auto, perché è una delle forse l'unica uscita del quartiere per andare in direzione Via Chiese e in direzione centro. Perché una è via Cinzani e l'altra per andare verso l'Università di Coca è l'uscita per via Thomas Martin per immettersi nel controviale di Fabio Testi, trovandosi bloccati all'incrocio comunale di Testi, perché c'è un semaforo e ancora più importante era stata nella nuova configurazione di abilità, era stato vietato la svolta a destra dei viali centrali, c'era prima era consentito girare adesso, quindi da Cinisello per Milano le macchine non entravano in Vignani ma andavano dritto e svoltavano dal Piavone e sui due testi. In questo modo, vietando la svolta a destra dei Piavone e sui due testi, sono costretti le automobili che vogliono andare verso entrare dentro nel controviale, quindi creare un ingorgo di acqua tra quelli che escono dal quartiere di Coca Vecchia, la chiamo io, e quelli che invece entrano dal Cinisello. Il problema qual
è che sono tante auto e questo semaforo posto sul controllare che regola il flusso è un po' lento, ma in realtà c'è questa ostruzione, questa sporgenza di banchina che va a stringere la carreggiata, e in quel caso forma un imbuto dove le auto invece di stare una accanto all'altra rimane una macchina una dietro l'altra. Ho chiarito il discorso. Allora, la richiesta che pone questa mozione, che comunque era stata già deliberata e crea. Noi però volevo chiedere, l'evento di Mina è ottimo, però io voglio capire i tempi, noi vogliamo stringere, perché la gente vuole veramente una risposta da questa mozione, da questo consiglio di questo dal comune. Quindi io accetto volentieri, di buon grado, anzi ringrazio il capogruppo Mina che ha migliorato la mozione e speriamo che quando a breve si potrà veramente dire che l'incrocio testi e quindi le persone delle quartiere della zona magari hanno anche loro migliorato la viabilità. Quindi leggo l'emendamento, quello che stiamo votando è la mozione nel quale con l'emendamento viene accettato dal proponente aggiungere, chiede questo punto, l'opportunità di apportare modifiche non necessariamente di grande entità ai marciapiedi alle isole, tra parentesi elementi geometrici, alcune delle quali ospitano componenti dell'impianto semaforico. Mettiamo in votazione. Mettiamo in votazione intera la mozione naturalmente, così come è andata. Non avevo scambiato la testa. Dichiaro chiusa la votazione. Presenti 31, favorevoli 31, contrari 0, astenuti 0, approvato. Allora, per quanto riguarda la mozione inerente alla condanna dei dati vandalici, manca il primo proponente, il capogruppo Fede Fellone, quindi dichiaro chiusa la seduta e chiedo ai capigruppo di avvicinarsi per la consueta riunione dei capigruppo. Grazie, buona serata. €200 per il consiglio di zona io non li spendo.